È un emendamento alla legge finanziaria tuttora in discussione all'Assemblea regionale siciliana, quello presentato da Michele Catanzaro, dal suo collega di partito Luca Sammartino, un emendamento finalizzato a destinare la somma di 150.000 euro in favore del comune di Sciacca per la riapertura e riutilizzo del teatro popolare Samonà. Si tratta di un finanziamento una tantum per agevolare il percorso di fruibilità dell'impianto, finito al centro delle polemiche dopo il caso sollevato recentemente dall'assessore regionale all'economia Gaetano Armao. Un emendamento sul quale Michele Catanzaro punta con determinazione. Guardi, le aspettative sono delle aspettative sicuramente positive, altrimenti non avremmo presentato questo emendamento, ma come questo tanti altri emendamenti importanti come gruppo del Partito Democratico e come emendamenti, diciamo, che mi fa piacere avere apposto la prima firma, diciamo, in alcuni emendamenti importanti. Speriamo che possa avere, diciamo, un esito positivo in commissione bilancio questo emendamento del Teatro Samonà, che potrebbe, come dire, dare uno spiraglio alla riapertura del teatro per poter svolgere delle attività importanti che hanno un ritorno per la città di Sciacca. Oltre al conferimento di apposite risorse finanziarie, l'emendamento prevede anche che l'assessore al turismo sottoscriva apposita convenzione col comune per la gestione del teatro e per la programmazione di eventi teatrali, musicali ed altri di interesse culturale. Sembra la presentazione di questo emendamento una sorta di sfida da parte di Catanzaro nei confronti dell'assessore Armao, un modo come volerlo invitare a dimostrare con atti concreti la sua attenzione nei confronti del teatro. Non voglio più entrare nelle polemiche, dico, perché è vero che è stato oggetto di discussione il Teatro Samonà, ma è anche vero che se ovviamente non c'era una disponibilità economica da parte della Regione, il Comune non può affrontare le spese su un'apertura e un costo gestionale così importante del Teatro Samonà. Quindi il mio emendamento al bilancio è proprio dovuto a questo, quindi se c'è realmente la volontà da parte del governo di dare un segnale alla città di Sciacca e quindi è proprio lì, cioè mettere un budget economico che possa permettere al comune di Sciacca a quel punto di poter riaprire il Teatro Samonà e quindi renderlo fruibile alle associazioni, a chi vuole svolgere attività culturali, a quel punto diventa un qualcosa di importante per la nostra città. Quello sul Teatro Samonà è solo uno dei diversi emendamenti presentati dal gruppo parlamentare del PD all'Assemblea regionale siciliana, emendamenti alcuni dei quali vedono Catanzaro come primo firmatario. Con gli altri emendamenti si punta ad una maggiore giustizia sociale in favore delle classi più svantaggiate attraverso iniziative di lotta alla povertà, dal reddito di inclusione al bonus per l'occupazione per lavoratori e sostegni per le imprese, dalla tutela dei diritti dei lavoratori, tra gli obiettivi superare la condizione di incertezza degli LSU in ordine agli aspetti pensionistici ed equiparare il corpo forestale della Regione e le funzioni di polizia giudiziaria a quelli dei portatori di handicap. È in tale direzione che il gruppo parlamentare democratico ha presentato l'istituzione di una consulta regionale permanente della disabilità. Michele Catanzaro infine ha puntato sull'istituzione del bonus cultura regionale da 250 euro rivolto ai giovani siciliani di età compresa tra i 14 e i 17 anni, rendendo possibile comprare musica registrata, libri, concerti e spettacoli dal vivo, spettacoli teatrali, film, al cinema, ingressi ai musei, mostre ed eventi culturali.